La domenica della buona gente. Ecco il vostro film, il film che aspettavate. Gaio, scanzonato, vivace, una iniezione di ottimismo e di amore alla vita. I protagonisti? Eccoli. Maria Fiore, l'indimenticabile scugnizza di Due soldi di speranza. Renato Salvatori, tifoso e innamorato. Sofia Loren, avviata al traguardo di luminosi successi. Vittorio Sanipoli. Carlo Romano. Ave Ninchi e Gisella Monaldi. L'impagabile Sor Clemente. Fiorenzo Fiorentini. Piero Palermini e Laura Tiberti. E una schiera di caratteristi fra i più bravi e noti del nostro cinema, fra i quali Turi Pandolfini. È il mambo, padre. Te la do io a te il mambo. No, facci piano, Ma sei il primo. È il primo, che ce vedo io. E risulta proprio un uomo un po' alcolico, sì. Alcolico? Lo sapete come lo chiamano gli amici? L'avvocato Nebbia. Ma se non parlo mai. No, ma la nebbia la vedi sempre. Beato te che puoi vedere le cose un po' confuse. Uno. Tredici! 76 attori, 76 personaggi che non dimenticherete. E tutti vi danno appuntamento qui per vivere insieme a loro la vicenda comica e patetica, divertente e drammatica, ma sempre varia e interessante di una domenica. Una vostra domenica. La domenica della buona gente. Ci potevamo sposare. E tu, alla partita con l'amante. Con l'amante? Ma sei proprio scema. Tu sei proprio scemo se pensi di starmi ancora appresso. Ma con tuo zio rimediamo. Io ti voglio sposare. Sposarmi? Piuttosto m'ammazzo. Non ti voglio più vedere, mai, mai più. Vieni qua, Sandra. Lasciami. La domenica della buona gente. Un grande film, perché è un film vero. Anche voi, insieme ai nostri protagonisti, dimenticherete e lutti e ingiustizie e guerra e povertà che 6 giorni della settimana stanno di sentinella sul marciapiedi. La domenica della buona gente, prodotto dalla Trionfal Cine, organizzato da Giovanni Addessi, diretto da Anton Giulio Maiano.